Presidente, qual è il significato di questa piazza e quali sono le aspettative per le prossime elezioni? Il significato di questa piazza sta nel nome che abbiamo scelto per la lista, Italia Sovrana e Popolare. Vorremmo che i cittadini italiani riacquistassero la sovranità che i padri costituenti avevano attribuito proprio al popolo e non all'attuale classe politica che non rappresenta gli interessi della nazione. Ma le sensazioni sono positive, noi abbiamo girato molto per raccogliere le firme, perché abbiamo dovuto raccogliere circa 60.000 firme e devo dire che ci sono state vicine tantissime persone, ci hanno chiamato proprio perché c'era la voglia di firmare per poter comunque riportare le esigenze del popolo in Parlamento, quindi ci hanno aiutato molto e questo per noi è stato molto molto importante. In vista del voto sono speranze di conquistare una rappresentanza che possa in qualche modo contrastare l'andazzo generale. È il significato di chi ha deciso di sostenere Italia Sovrana e Popolare è quello di vedere le elezioni di domenica prossima come un referendum per la pace o per la guerra. Noi ovviamente siamo per il disimpegno immediato dell'Italia dalla guerra in Ucraina. Quali sono le aspettative per il voto? È difficile farle, soprattutto i sondaggi sulle liste piccole hanno margini di errori molto alti. Noi ovviamente speriamo di entrare in Parlamento con una folta opposizione. Il sovranismo di cui parla il centrodestra non vi convince? Il sovranismo non c'entra niente con quello, è un termine che diciamo abbiamo coniato noi come riconquistare l'Italia, che è una dei partiti di cui fa parte Italia Sovrana e Popolare, ma ci è stato assolutamente sottratto in maniera inappropriata da Salvini e altri, ma non il sovranismo di cui lui parla non ha niente a che fare con quello che intendiamo noi, con il significato che gli diamo noi.